Vede, io sono fedele al precetto di Voltaire, ed è questo. Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Cioè io non sono credente, ma rispetto la fede dei credenti. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente. Rispetta anche la fede politica dei fascisti? No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, è l'antitesi delle fedi politiche. Il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso. E quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fedi altrui e chi combatte. Io combatto, ma combatto sul terreno democratico.